Rick, senti qua. Sembra la voce del maggiore. Questa è una situazione d'emergenza. Ripeto, codice Alfa grado 12, c'è qualcuno in ascolto, passo. Sono il sergente di brigata Rick, sono 21. È lei, maggiore Carnac? Passo. Allora? Sono d'accordo. Quindi è deciso. Formeremo una squadra per trovare un luogo adatto con maggiori risorse. Spero che tu ne faccia parte. Ma proprio non capisci. Ne va del futuro della nostra comunità. Emigrare escluso, separandoci, avremo meno difese contro i mutati. Non sei cieca e li vedi anche tu i movimenti rilevati dai satelliti in zona. Comunque dovremmo convincere gli altri a partire. Nel caso in cui trovassimo un'altra area adatta. Non tutti dovranno partire con noi. Solo lo stretto indispensabile per allestire un altro campo. Continuano ad arrivare sopravvissuti da ogni dove ed è innegabile che questo posto stia diventando stretto per tutti. Dobbiamo trovare un altro punto di raccolta sicuro. Ci ha contattato il maggiore Carnac. Allora il maggiore ce la fa. Sì, e si trova più vicino. Ci ha convocato per una missione di soccorso usando il vecchio codice. Ti hai parlato di questa base? Gli ho detto che avremmo eseguito i suoi ordini. Avremmo? Certo. Calma, calma. Facciamo attenzione, perché la figura del maggiore in tutta questa faccenda della catarsi è alquanto dubbia. E poi, ripresentarsi così, con queste richieste, è molto strano. Il maggiore è un grande uomo. Ha fatto tanto per noi quando eravamo nell'esercito. Ed è nostro dovere aiutarlo. Mettiamola in no. Niente voti questa volta. Non è affare che ti riguarda. Io vado con Rick. Vado anch'io. È pericoloso, non ti conviene andare. Non mi interessa. Ormai ho deciso. Verrò anch'io. E in tre siamo più che sufficienti. E poi se venissi anche tu, chi baderebbe alle comunicazioni? Quello? Sì. Qui ricevo ancora il segnale del satellite e le coordinate corrispondono. Luogo perfetto per un'imboscata. Come? In uno spazio così aperto saremo facili bersagli. È possibile, ma è là che dobbiamo andare. Proprio non ti fidi del maggiore. Mai ci siamo. Belfago, hai di nuovo i tuoi poteri? Non li ho mai persi. Menelao, non c'è più nulla da fare per lui. Ok, muoviamoci. Cosa vuol dire non li ho mai persi? Durante la catarsi ero in missione in Alaska, con Essen. Allora anche Essen! Maggiore! Un cecchino affreddato Rick! Ho visto il numero 15. 9, ho notato che hai di nuovo i tuoi poteri. E questo la turba?
Sotto la barriera di Belfagor la porteremo in salvo, Maggiore. Almeno la morte di Rick non sarà vana. Non possiamo andarcene così. Dobbiamo stanare quel maledetto cecchino. Se ci seguisse, potrebbe mettere in pericolo tutto il campo. Difficilmente, poi, i mutati usano armi da fuoco. No, ma sei rimasto il solito diffidente. Va allora. Io e 15 ti aspetteremo qui. Forse ti lascerò vivere. Quindi venite da un'area protetta, una sorta di piccola comunità? Sì, è a circa 10 km a sud. E sai di altri sopravvissuti nella squadra Omega? Alla base, a Ide Stella. Ho visto Ghost qualche settimana fa. Sa per succedere qualcosa di grosso? Temo proprio di sì. Temo. Siamo qui per questo, Maggiore. La squadra Omega è pronta a morire per lei. Mi fa piacere sentirti dire queste cose, 15. Come ben sai, è giusta causa di dire un prezzo da pagare. Sono certo che saprai rendere il tuo compito. Verrò! Bastardo, vieni fuori! Il tuo cecchino ha cantato! Perché ci hai tradito? Cambia in rosso. Cambia in verde. Thank you.